È risaputo che durante il sonno la nostra attività cerebrale aumenta esponenzialmente. Questi picchi di coscienza, per quanto trascurabili dai nostri sensi addormentati, abbandonano il nostro corpo immobile nella forma di onde cerebrali denominate delta e teta. C'è chi dice che queste radiazioni, definibili viventi, possano disturbare coloro che vivi non lo sono più, istigando queste eventuali presenze alla violenza. La loro rabbia si riverserebbe su di noi fin tanto che permaniamo negli stati più profondi del sonno, da cui tenterebbero di sottrarci scuotendoci fortemente, applicando uno sforzo fisico tangibile nei confronti del nostro corpo. La sensazione provata sarebbe come cadere improvvisamente nel vuoto. Fortuna che non vi sia mai capitato.